Dove andresti per dissetarti? Il lavello della cucina? Il bar vicino casa? Le sorgenti d'acqua minerale di Bergamo? Nel XXI secolo non occorre andare così lontano per trovare acqua potabile. Tuttavia, l'offerta si sta esaurendo. Cosa succederebbe se non ci dovessimo più preoccupare del consumo d'acqua? E se potessimo bere e fare la doccia quanto ci pare? Cosa succederebbe se una gita alla sorgente e una gita in spiaggia fossero la stessa cosa? Uno sarebbe disposto a dare tanto per questi privilegi, ma quanto costerebbe davvero? Questo è Cosa succederebbe se tutta l'acqua dei mari diventasse acqua dolce? La prima grande domanda che dobbiamo porci è: perché l'oceano è così salato? Beh, non è sempre stato così. Circa 3,8 miliardi di anni fa, la superficie terrestre arrivò finalmente a raffreddarsi al punto che il vapore acqueo si trasformò in acqua, senza aggiunta di sale. È proprio così. Molto, molto tempo fa, gli oceani erano composti d'acqua dolce. Ma non sarebbe durata a lungo. Ogni volta che piove, l'anidride carbonica presente nell'aria si dissolve nell'acqua piovana. Questo rende la pioggia leggermente acida e, venendo a contatto con le rocce, ne provoca l'erosione. In questo processo, l'acqua piovana si carica di sale e minerali, per poi scivolare verso fiumi e corsi d'acqua vicini. E questi fiumi, poi, sfociano nei mari. A tutto questo andrebbero poi aggiunti ulteriori sali e minerali espulsi da sorgenti idrotermali o da vulcani sottomarini. Considera poi che questo intero processo si è ripetuto più o meno costantemente per 3,8 miliardi di anni. È veramente un sacco di sale. In effetti, c'è così tanto sale nell'oceano che se venisse distribuito uniformemente su tutta la superficie solida della Terra, equivarrebbe a uno strato di sale alto 40 piani. Il 97% di tutta l'acqua sulla Terra è salata. E un motivo probabilmente ci sarà. La domanda è: che aspetto avrebbe il nostro mondo se togliessimo il sale dal mare? L'idea di avere oceani d'acqua dolce sembrerebbe sicuramente una benedizione. Al momento si prevede che entro il 2025 un terzo del mondo dovrà affrontare una carenza cronica d'acqua. Al nostro attuale ritmo di consumi, la domanda globale di acqua dolce raddoppia ogni 20 anni. Quindi, forse, oceani d'acqua dolce potrebbero avere un effetto positivo? No. Un mare senza sale decimerebbe la vita marina e influirebbe drammaticamente sulle condizioni meteorologiche e sulle temperature, rendendo la vita umana sulla Terra molto difficile, se non impossibile. Sappiamo che l'oceano è abitato all'incirca da 228.450 specie animali e ce ne sono 2 milioni in più ancora da scoprire. Ma se gli oceani si desalinizzassero, queste non verrebbero mai scoperte. I pesci di mare e le altre creature che abitano gli oceani si sono evoluti per essere in grado di bere acqua salata, per rimanere idratati e liberarsi del sale in eccesso. Non tutte le creature del mare lo fanno allo stesso modo, ma essere in grado di espellere il sale in eccesso è fondamentale per sopravvivere nell'oceano. Alcune specie, come il salmone, si sono adattate a tollerare acqua sia dolce che salata, ma per la maggior parte, tutte le specie di acqua salata morirebbero, includendo anche le alghe marine, le quali, che ci crediate o meno, sono responsabili per metà della fotosintesi che si verifica sulla Terra. La fotosintesi svolge un ruolo vitale per fornire ossigeno al nostro pianeta, poiché gli alberi e le piante convertono l'anidride carbonica dell'atmosfera nell'aria che respiriamo. Quindi, senza alghe, non solo ci sarebbe meno ossigeno, ma avremmo anche molta più anidride carbonica nella nostra atmosfera. Questa intensificazione dell'effetto serra renderebbe alcune regioni del mondo insopportabilmente calde. Noteresti sicuramente un intenso calore nelle zone vicino all'equatore, poiché le nostre correnti oceaniche non farebbero circolare acqua calda e aria come prima. Le correnti di convenzione aiutano l'acqua calda dell'equatore ad essere trasportata a nord, mentre l'acqua più fredda del nord riesce a raffreddare le aree più calde a sud. All'equatore l'acqua più calda è in grado di trasportare più sale,
Perciò, essendo più densa, affonda in basso, mentre l'acqua più fredda scorre sopra di essa. E all'estremo nord, l'acqua si raffredda abbastanza da raggiungere il congelamento e formare del ghiaccio marino. Il sale viene rilasciato durante il congelamento dell'acqua e, naturalmente, questo rende l'acqua più fredda del nord maggiormente densa, permettendole di affondare sul fondo per fare spazio all'acqua più calda che arriva facendosi strada dal sud. Senza il sale, l'intero processo si interromperebbe, le estremità della Terra si congelerebbero, mentre le condizioni meteorologiche attorno all'equatore si intensificherebbero. Per prima cosa, gli uragani sarebbero molto più frequenti e molto più fatali. A questo punto, le nostre condizioni atmosferiche e il nostro clima sarebbero totalmente diversi da come li conosciamo ora. Quanto tempo riusciremmo a sopravvivere per essere testimoni di tutti questi cambiamenti? Non per molto. Potremmo congelare o morire di caldo, oppure rimarremmo vittime di un disastro naturale o della fame. Ebbene sì, con livelli significativamente inferiori di fotosintesi e climi estremamente freddi o estremamente caldi, il nostro pianeta non riuscirebbe più a sostenere la vasta varietà di flora che abbiamo ora. L'intera catena alimentare crollerebbe. La maggior parte delle specie viventi morirebbero, compresi gli esseri umani. Poiché le colture su cui facciamo affidamento per il nostro sostentamento scomparirebbero tutte. Quindi quando diciamo che la salinizzazione dell'oceano è importante, non prenderla alla leggera. Come sempre, ci affidiamo al metodo scientifico. E pertanto continueremo a mettere in discussione il mondo e le sue proprietà, sulla Terra e non solo. E torneremo presto con un altro «Cosa succederebbe se...»